Antonio Nigri, direttore generale dell'ASL di Foggia, giornata storica per l'azienda. Oggi per ASL Foggia è una giornata molto importante. La società BDO, una società indipendente di revisione, ha certificato il bilancio ASL Foggia. Sono pochissime le aziende in Italia che si aprono a società di revisione indipendenti per far analizzare i propri bilanci, i propri numeri. Noi l'abbiamo fatto con la certezza di aver operato bene, di aver operato in trasparenza, di aver operato con procedure assolutamente certificabili. Il risultato finalmente è arrivato. Un risultato storico perché significa che i numeri di ASL Foggia sono numeri certi, che le procedure corrette, procedure trasparenti, rappresenta il primo step di un percorso che ASL Foggia sta facendo di messa in sicurezza dei numeri della ASL, dell'azienda sanitaria, propedeutico all'approfondimento, analisi della dedica di genere delle risorse economiche, cioè il bilancio cosiddetto di genere, per arrivare poi a un terzo step che è quello di prevenzione sociale, perché l'obiettivo della direzione strategica è quello di affrontare il bilancio nei suoi aspetti numerici, come è stato fatto, per arrivare poi a quello di genere, per arrivare poi a quello di sociale, cioè capire come le risorse economiche della più importante azienda sanitaria della provincia di Foggia vengano destinate sia nelle loro procedure attuative, per assicurare i livelli essenziali di assistenza, poi per capire come rispetto al genere queste risorse sono distinte e destinate, per arrivare poi a un'organizzazione sociale per aggredire al meglio i principali bisogni di salute di una società come la nostra molto articolata. Quindi è un risultato veramente storico che ci inorgoglisce e fa finalmente inorgoglire tutti i dipendenti, la squadra, ma anche come dire, la stretta relazione che c'è stata con il Dipartimento regionale, con la Presidenza della Regione, perché questo risultato, anche nella definizione degli obiettivi strategici di attività, è stato un grande gioco di squadra. Anche per esempio aver accettato la sfida del MOS, uno strumento innovativo, importante, di analisi e di apertura e di trasparenza dell'utilizzo delle risorse, ha permesso a tutti noi di raggiungere questi risultati. Un grazie a tutta la squadra, a tutto lo staff che a partire dal direttore amministrativo che ha guidato questo percorso, credo che sia doveroso e soprattutto dà appunto l'idea di insieme, di unità, di noi che lavora per l'ASL Foggia.